Buongiorno, buongiorno a tutti e bentornati su Gaming Galaxy, il vostro portale di intrattenimento per news, build e guide dei vostri giochi preferiti. Oggi si parla di Diablo 4 e del quarterly update di giugno 2021, uscito oggi, quando sto registrando questo bellissimo video, da poche ore in realtà, e me lo sono letto più e più volte, quindi volevo portarvelo qua in video per spiegarvi quello che hanno fatto e quello che stanno facendo. E vi posso garantire che è una figata. Oggi si parla di arte, e quindi hanno parlato con tutti gli art director, vari ed eventuali, sia per quanto riguarda i personaggi che per quanto riguarda i mostri che incontreremo in Diablo 4, e la spiegazione su quello che stanno facendo per rendere Diablo 4 veramente tre spanne superiori a qualsiasi altro Diablo uscito. E veramente, veramente ci stanno riuscendo. Vedremo le foto, vedremo i video dei vari mostri, vedremo i video delle presentazioni del Barbaro e delle varie armature e anche del Rogue, che in realtà è stato presentato al BlizzCon se non l'avete seguito. E quindi iniziamo subito e andiamo a vedere nel dettaglio quello che è stato fatto e quello che stanno facendo per rendere Diablo 4 non soltanto bello da giocare, ma anche e soprattutto bello da vedere. Quindi iniziamo, che dire, tutto il quarterly update parlano di come renderanno Diablo più bello e soprattutto next gen. Sia gli art director che tutti quelli che hanno intervistato, che hanno parlato in questo blog, parlano di come stanno sfruttando i vari materiali, la varia visione isometrica, le varie armature, i colori e soprattutto come far uscire i materiali, quindi se sono metallici o tessuti o pelle o sangue o qualsiasi cosa noi avremo davanti, più reali possibili. Facendo ciò, non stanno facendo le cose proceduralmente, ma le stanno facendo a mano. Letteralmente a mano, hanno un team intero che sta costruendo a mano ogni personaggio, ogni cosa, e si vede dalle foto che hanno postato e dai video che hanno postato, che chiaramente vi faccio vedere. Iniziamo con questa, che come possiamo vedere è un bellissimo personaggio donna e che cambia in base ai nostri gusti, che ovviamente noi vorremmo avere come vogliamo. Avere come vogliamo è orribile, ma potremmo avere come vogliamo. Quindi dai capelli a veramente il viso, ai tatuaggi, ai piercing, potremmo veramente spaziare con quello che vogliamo e che il gioco ci può offrire. Stessa cosa vale per le armature, che in questo caso, come vedete, stanno cercando in tutte le maniere di far risaltare tutti i materiali vari ed eventuali, in questo caso il metallo, le ossa, la pelle, il tessuto, come cade, come si illumina anche dalle varie prospettive. E ricordiamoci sempre che tutto questo è un lavoro che praticamente in visione isometrica quasi non si nota, quindi stanno facendo un lavoraccio enorme che probabilmente il 50% delle persone che giocheranno a Diablo 4 nemmeno noteranno. Io chiaramente sì, perché sto già sbavando dietro sta roba. Ora, parlando, tralasciando questa cosa, una novità che è stata detta qua più o meno in questa cosa qui, è che nei vecchi Diablo noi avevamo le cinematiche procedurali. Quindi noi avevamo una cinematica, non procedurale, scusatemi, non procedurali, che avevamo le cinematiche standardizzate. Quindi noi in Diablo 1, 2 e 3, ogni volta che c'era una cinematica, avevamo quel determinato personaggio in quella determinata scena, fatta in quel modo e finita in quel modo. Quindi non c'era una vera e propria personalizzazione della cinematica, come per esempio avviene in molti altri giochi. Ebbene, questa cosa cambierà in Diablo 4, quindi nelle cinematiche avremo il personaggio che noi in quel preciso momento stiamo utilizzando, con l'armatura, ovviamente, le skin che noi stiamo utilizzando. Quindi GG, già c'è un bellissimo passo avanti. Parlando d'altro, ovviamente loro tutto questo lavoro lo stanno facendo per ottimizzarlo nell'engine di gioco, ma che chiaramente deve andare a braccetto con la visuale isometrica, che è esattamente questa. E che se notiamo, comunque il personaggio, il cavallo e l'armatura sono veramente una figata pazzesca, anche in visuale isometrica come quella di Diablo. Parlando d'altro, ovviamente vanno avanti a parlare del dye system, quindi del sistema di colorazione, che qua ce lo mostrano con una bellissima GIF. E che dire, è una figata anche questo, cioè come vedete i colori cambiano in base anche all'armatura, al tessuto e risaltano anche diverse parti in base al colore che cambia, quindi
anche su questo stanno lavorando tantissimo e che ovviamente ci verrà dato in pasto a noi videogiocatori, sperando nel primo trimestre del 2022, ma la vedo veramente veramente dura. Ovviamente anche qua si vede una bellissima stregona in diversi colori, con la stessa identica armatura. Come potete vedere, i colori cambiano proprio anche la visione del personaggio che si ha. Ora, andando a vedere invece nel dettaglio le armature, si parla di altro. Andiamo un attimo a sviluppare anche questa cosa. Allora, si sviluppa in maniera differente questa cosa? Sì, le armature saranno differenti in base alla tipologia del personaggio, se lo facciamo femmina o maschio. Come possiamo notare, qui ci viene fatta vedere il barbaro, quindi come possiamo notare, il barbaro maschio e femmina indossano la stessa identica armatura, ma chiaramente sono vestite in maniera diversa, proprio per andare incontro alla fisicità del personaggio. Chiaramente il barbaro maschio è più grosso della femmina e di conseguenza l'armatura ha molti più spazi aperti e soprattutto calza in maniera completamente diversa dalla femmina. E questa cosa ovviamente negli altri Diablo non esiste, ma qua l'hanno voluta inserire. Se andiamo a vedere il Rogue, la visione, come vedete, è la stessa identica armatura. Questo è il maschio, questa è la femmina, si vede proprio dalle braccia completamente differenti, e come vedete anche le gambe sono vestite in maniera diversa, proprio perché per andare incontro alle diverse forme che hanno i due corpi. E dire, che figata pazzesca. Questi due video invece ve li metto adesso, giusto per farvi un po' di gola nel vedere sia la Rogue, sia la presentazione del Rogue, sia la presentazione del Barbaro, se per caso non li avete visti, giusto per portarsi via un po' di minuti nel godersi questi 5 minuti, nel godersi questi personaggi nelle varie vesti, e ci rivediamo tra pochissimo. Bene, rieccoci, e parliamo come ultima cosa chiaramente dei nemici. Perché sì, ci sono stati presentati dei nemici e sì, sono una cazzo di figata pazzesca. Ve li faccio vedere. Questo è il Blood Bishop. Ragazzi, che dire? Cosa gli vuoi dire? È stupendo. È veramente stupendo. Cioè, non ci sono altre cose per dirlo. È veramente una figata pazzesca. I tentacoli, il viscidume è veramente fatto bene. Lo Skeleton Lord è ancora più bello. Io non ho veramente... Ma che cazzo gli vuoi... Ma che lavoro stanno facendo, ragazzi?
Wow. Wow, veramente wow, sono stupito dei nemici che incontreremo e che veramente andremo ad affrontare. Se questi sono i nemici e questa è la qualità del gioco, surclasserà veramente qualsiasi altro. Questo invece è la Spider Host. Mi fa schifo. Ed è bellissimo. No. Sono indeciso se essere più schifato o è una figata. È bellissimo. Cioè, è stupendo. Questa è una succube, invece. Wow, un nuovo concetto di succube. È bellissima anche lei, veramente bellissima e terrificante. E non sarà divertente affrontarla, ne sono assolutamente sicuro. E che dire, questo invece è una Pale Knight. Non ho parole sulla bellezza di questo coso. E chiaramente qua ci sono anche i bellissimi Organic Surface. È stupendo, è una parola che neanche si può definire questa cosa. E niente, questo era il quarterly update in cui parlavano veramente dell'arte che ci stanno mettendo dietro nella costruzione sia dei nemici che dei personaggi. Che dire, io sono stupito da quello che stanno creando. Spero vivamente che esca un alfa o una beta da poter giocare e poter prendere in mano realmente di tutto quello che hanno inserito in questo Diablo 4, che sarà secondo me un titolo immenso, almeno da quello che si legge nei quarterly update fino ad ora. E speriamo veramente che sia quel Diablo che tanto abbiamo amato con Diablo 2, che ovviamente stanno rifacendo Resurrection e che chiaramente ho già comprato, e che aspettiamo dopo un Diablo 3 abbastanza moscio e non uscito bene come avrebbero voluto. Fatemi sapere la vostra che cosa ne pensate, noi ci rivediamo nel prossimo video. GG a tutti quanti.